Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei preferiti del mese di febbraio e alzi la mano chi non si è accorto che è passato febbraio. Va bene, ha qualche giorno in meno rispetto agli altri mesi, però è passato così, non me ne sono neanche accorta e siamo già a marzo. Marzo è il mese in cui entra la primavera, sono troppo contenta che se ne vada via questo freddo, anche se in realtà siamo ancora in pieno inverno a quanto pare, visto che l'altro giorno ha nevicato e qui fanno meno 10 gradi, non lo so, sembra di stare al Polo Nord e non vedo l'ora che arrivi un pochino di caldo, la primavera, i fiori e se ne vada via questo freddo perché non sopporto il freddo. Oggi parliamo dei preferiti appunto del mese di febbraio, non sono tantissimissimissimi, però ho trovato veramente delle belle cosine che vi faccio subito vedere. Iniziamo da uno dei fondotinta più belli che ho nella mia collezione. Ve ne ho parlato nel video dei 5 fondotinta top. Se siete interessati, ve lo lascio cliccabile qui e l'ho testato insieme a voi. Sto parlando del fondotinta Runway Foundation di Models Own. Non ve ne sto qui a parlare troppissimo perché se mi seguite già l'avete sentito nominare troppo. È un fondotinta a media copertura, è quello che indosso in questo momento. L'effetto è satinato, non è né troppo luminoso né troppo opaco, ma è veramente un bel fondotinta, molto leggero da portare, dura tutto quanto il giorno, mi è piaciuto veramente tantissimo e il prezzo mi sembra sia inferiore ai 15 euro, non è altissimo, non è certo come quello di Essence che magari costa 6 euro, però il prezzo è buono per la qualità di questo fondotinta. L'unica pecca che ho riscontrato e l'ho trovata dopo che ho fatto il video dei 5 fondotinta top, è che questo fondotinta è così tanto denso che arriva a un certo punto, lo uso da meno di un mese, che, oddio, adesso esce, sono sicura. Vedete, non esce più dal cosettino e mi ritrovo per doverlo utilizzare ad aprirlo e a spalmarmelo in faccia. Non è un grandissimo problema per me, non mi crea nessunissimo problema, però magari se volete acquistarlo è bene sapere questa cosa qui se vi infastidisce particolarmente. Super scoperta del mese, anzi non mi ricordo se l'ho scoperta in febbraio, ma comunque le ho portate tantissimo in febbraio, sono le ciglia che indosso in questo momento e sono le Pinky Goat nello stile Arwa. Sono delle ciglia veramente bellissime, le ho portate un sacco e ancora non si sono rovinate, sono naturali, ma allo stesso tempo comunque ci sono, cioè non sono quelle naturali che neanche si vedono, ci sono, però allo stesso tempo sono portabili, fanno vedere bene il trucco che c'è dietro, sono più corte nell'angolino interno e sempre più lunghe nell'angolino esterno. Vi faccio subito uno zoom così ve le faccio vedere. Guardate che carine, sono veramente molto molto belle, mi piacciono un sacco, le ho portate tantissimo in questo mese e sono sicura che continuerò a portarle tanto. Appena rifaccio l'ordine sicuramente prendo un altro paio di scatoline perché appena mi si rovinano voglio subito avere un altro paio da sostituire perché sono davvero molto molto carine. Altro paio di ciglia finte che mi avete visto indossare un sacco sono le ciglia finte di Flutter Lashes nello stile Intoxicating. Sono, diciamo, una versione un pochino più lunga, un pochino più folta di quelle che indosso in questo momento. Sono molto molto lunghe, calcolate che mi toccano addirittura le sopracciglia quando ho l'occhio aperto. Se cercate un paio di ciglia finte naturali, sicuramente queste non fanno per voi, però se vi piacciono delle ciglia particolarmente lunghe e particolarmente wow, vi consiglio di dargli un'occhiata perché sono davvero molto molto carine. C'è bisogno che io parli di questa fantastica palette, è la The Masquerade di Juvia's. Questa qui è quella nella versione mini perché io ho già tantissime palette e ho risparmiato circa 5 euro prendendo questa mini. Se prendete quella, diciamo, normale, le cialdine sono più grandi. Ho fatto una recensione su questa palette, ve la lascio cliccabile qui. E credo sia una palette davvero molto carina. È leggermente polverosa. Se vi dà fastidio questa cosa, non acquistatela. Però se ci passate sopra per avere degli ombretti super scriventi e davvero molto carini, secondo me è una palette fantastica. Vi consiglio di acquistarla se vi piacciono dei trucchi naturali, ma se vi piace aggiungere anche un tocco di colore ogni tanto ai vostri trucchi. Se utilizzate soltanto ombretti marroncini, sicuramente vi sconsiglio di prenderla perché, come vedete, ci sono ben due file di ombretti super colorati. Però se è una palette che pensavate di voler acquistare, prendetela perché è davvero molto carina. Altri ombretti super carini sono gli ombretti di Smashbox, anche questi li ho testati insieme a voi.
il Photo Edit Eyeshadow Trio nel colore Nudie Peak Light. È un trio di ombretti che vi permette di realizzare un look già avendo soltanto questi tre ombretti, ma sono comunque molto versatili perché avete un colore chiaro da mettere nell'angolo interno dell'occhio e da mettere sotto il sopracciglio e un paio di colori per creare una sfumatura chiara utilizzando magari solo il colore di transizione o andando a scurire leggermente la piega dell'occhio con il marrone più scuro. E a questo trio potete abbinarci qualsiasi altro colore, qualsiasi altra palette, si abbina veramente con tutto quanto. Se stavate cercando un qualcosa di basic da utilizzare magari o da solo o associato ad altri ombretti o palette che avete, vi consiglio di prenderla, veramente molto carino. Gli ombretti sono super sfumabili, si sfumano con un attimo e benissimo. Non fanno macchie, rimangono su tutto quanto il giorno, sono veramente molto molto carini. Insieme a questo trio ho provato anche il primer per gli occhi, sempre di Smashbox, che è il 24 Hour Photo Finish Shadow Primer. E se mi seguite da un po' sapete che io non sono un amante dei primer, ne posso fare a meno. Oggi non l'ho utilizzato, ho messo soltanto un po' di correttore su tutta quanta la palpebra superiore, ho fissato tutto quanto con la cipria. Però se mi chiedete un buon primer, l'ho provato, l'ho testato, devo dire questo qui è veramente molto carino. Dovete utilizzarne pochissimo, ne serve veramente una puntina, non dovete neanche spremerlo dal tubetto. Lo fate soltanto uscire leggermente fuori e prendete quella puntina che esce fuori dal tubicino. La mettete bene su tutta quanta la palpebra superiore, cercate di metterla, magari potete metterla anche nella palpebra inferiore, non ve lo vieta nessuno se andate a truccare anche quella lì. Cercate di metterne veramente uno strato sottilissimo e omogeneo su tutta quanta la palpebra, lasciatela asciugare per circa un minutino e tutto quello che ci andate a mettere sopra rimane incollato sul vostro primer. L'unica cosa con cui non lavora bene questo primer sono i prodotti in crema. Ho trovato che andando a mettere dei prodotti in crema sopra questo si crea una specie di pasta e l'ombretto in crema non aderisce bene alla palpebra a causa appunto di questo primer. Però se utilizzate soltanto gli ombretti in polvere ho trovato essere questo veramente un bellissimo primer. Piccolo consiglio sull'utilizzo dei primer, ma questo in generale, parliamo dei primer occhi. Una volta che avete steso il primer non andate direttamente, non lo so, con un colore scuro da applicare nella piega dell'occhio oppure su tutta quanta la palpebra, perché se io ad esempio vado a mettere il blu nella piega dell'occhio ma non ho fissato il primer, quello che succede è che il primer va ad assorbire subito l'ombretto e si va a fare una bella macchia. Quando stendete il primer mettete sempre un filo di cipria o comunque un ombretto che sia dello stesso colore della vostra pelle o leggermente più chiaro su tutta quanta la palpebra, che vada a separare il primer dall'ombretto che poi ci andate ad applicare sopra. Non so perché mi sono ritrovata qui anche il mascara che ho utilizzato oggi, che è il NYX Worth the Hype. Bellissimo mascara, sto continuando ad utilizzarlo, l'ho messo nel video dei preferiti di gennaio, non c'entra niente con questo video, anche se è un preferito anche nel mese di febbraio, però me lo sono trovata qui in mezzo. Altre cose super carine sono le matite di Wycon Long Lasting Eyeliner. Di queste ve ne ho parlate, mi sembrano i preferiti o di novembre o di dicembre, avevo preso altri due colori, sono andata in negozio e ho preso Amber 22 e la nera che è la numero 01 Deep Black. Sono molto carine, durano tantissimo, potete utilizzarle sia da sole sia come base per l'ombretto. Ad esempio oggi ho applicato questa qui oro nella parte interna dell'occhio, nella parte inferiore, e poi ci ho messo sopra un ombretto dalla palette di Juvia's che è questo qui, e poi ho utilizzato la matita nera come eyeliner nella parte superiore. Sono molto carine, tengono veramente tantissimo. Ho riscontrato che la nera non tiene tantissimo all'interno dell'occhio come il mio amato eyeliner di L'Oreal, quello nel barattolino. Se cercate una matita nera che scriva e non avete particolari problemi di lacrimazione o comunque le matite tengono bene all'interno del vostro occhio, sicuramente vi consiglio di provare questa qui perché terrà abbastanza, ma se siete come me che all'interno del vostro occhio non tiene nulla, vi consiglio sempre l'eyeliner in gel di di L'Oreal, forse ho detto Maybelline anche prima, comunque quello di L'Oreal che è fantastico sia da utilizzare come liner normale sia da mettere appunto all'interno dell'occhio al posto della matita nera. L'unico problema che ho avuto con questa matita, cioè questa qui nera,
se ci fate caso, è molto più piccolina di quella oro. E non è perché io l'abbia utilizzata così tanto più di quella oro, le ho utilizzate più o meno, diciamo, nelle stesse quantità. Il problema è che quando sono andata a pagare, la commessa mi ha fatto così, praticamente ha preso le matite, una volta che ho pagato le ha sbattute sulla cassa e poi me le ha date, perché lei pensava di essere figa a fare questa cosa, cioè tipo così, boom, e poi me le ha date. Il problema è che le ha sbattute fortissimo. E quella nera ovviamente si è disintegrata. Io ero nel negozio con mia sorella, sono uscita e ho detto: come fa una persona che lavora in un negozio di cosmetici a fare una cosa del genere? Non lo sa che se sbatti la matita, la mina all'interno si rompe e quando io la vado a temperare si disintegra e devo temperarla magari 5 volte prima che riesco ad utilizzarla? Quindi, cara commessa, mi hai rovinato la matita, che invece è molto carina. Passiamoci sopra, vi faccio vedere il prossimo e ultimo prodotto. Sto parlando sempre di una matita di Wycon, ma questa qui è la Long Lasting Lip Liner nel numero 11 Intrigue. Io queste matite le utilizzo al posto del rossetto, ho su anche oggi la matita, sempre questa qui, ma nel numero 07 ed è bellissima, la uso tantissimo, mi è rimasto un pezzettino così, l'ho mangiata quella matita, l'ho utilizzata veramente tantissimo. E questa matita è di un colore stupendo, bellissimo. A parte, guardate quanto scrive. Cioè, ragazzi, è super scrivente. A parte, mi sono colorata tutta la mano. Guardate che colore pazzesco, è veramente bellissimo. L'ho messa un sacco di volte già e ogni volta che la metto mi piace tantissimo. Volevo metterla anche oggi, soltanto che mi sono lasciata prendere la mano dal trucco degli occhi, alla fine ho detto non ci sta così tanto bene come magari può starci questa qui che invece indosso in questo momento. Comunque vi dico anche come ho realizzato il trucco degli occhi, visto che sicuramente me lo chiedete. Ho preso il colore chiaro dalla palettina di Smashbox e l'ho messo sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Sempre da questa palettina ho preso il marroncino più chiaro e l'ho messo dall'angolo esterno fino all'angolo interno nella parte inferiore. Ho intensificato l'angolo esterno con il marroncino più scuro. Nella parte superiore, ah, e poi vabbè, ve l'ho già detto, ho messo questa matita qui nell'angolo interno e ci ho messo Casablanca, questo qui sopra. Ragazzi, quando ho fatto la recensione di questa palette, tipo ho detto, ah, ma Casablanca, perché c'è Casablanca? Io non lo sapevo che fosse, mi pare, in Marocco. Ho scoperto che è una città del Marocco. Mi dispiace non averlo saputo quando ho registrato il video, però c'è sempre tempo per imparare qualcosa di nuovo e ho scoperto appunto che Casablanca è una città che sta in Marocco. Nella parte superiore ho messo nella piega dell'occhio come colore di transizione questo colore qui che si chiama Burkina. Poi ho intensificato la parte esterna con Ada, che è questo marrone rossiccio qui. E poi su tutta quanta la palpebra mobile e nell'angolino interno dell'occhio ho applicato Gizza, che è questo bellissimo colore luminoso qui. L'ho applicato bagnato, ma è veramente stupendo, super riflettente, mi piace tantissimo questo colore. Poi ho messo la matita nera all'attaccatura delle ciglia, ho fatto un mini eyeliner e poi ho applicato le ciglia finte e questo qui è il trucco finito. E questi erano tutti quanti i prodotti preferiti del mese di febbraio. Fatemi sapere quali sono stati i vostri e se c'è qualcosa che mi consigliate di provare, che magari avete scoperto durante questo mese. Come al solito, se il video vi è piaciuto, spolliciate all'insù o iscrivetevi al canale, siamo vicinissimi ai 20.000 iscritti, ragazzi! Dai, su, iscrivetevi! Sono troppo contenta! Come al solito, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo lunedì nel prossimo video. Ciao!